La pausa invernale è finita, stanno per ripartire le gare della Superbike. La prima gara è a Valencia. Una grande griglia di partenza, pare che assisteremo a una dura battaglia. Ecco, sono partiti, c'è Steve Barrett. Chi lo batterà? C'è Gundelach, che è partito molto bene. Partenza eccezionale di Gundelach su Aprilia, ma l'uomo da battere è Colin Edwards, ex campione in carica. Ora all'interno, Gundelach arriva alla prima curva. Monta gomme morbide, tenterà il tutto per tutto già dall'inizio. Sorvino allarga all'esterno, ha fatto una bella partenza questo giovane ragazzo inglese che viene dal Gran Premio. Bene anche Tadio Cano, subito dopo Edwards. Sì, le due Honda sono in seconda e terza posizione, ma qualcuno va fuori pista. C'è polvere, c'è fumo dappertutto al momento. È Mohar, Matt Mohar, lo spagnolo sulla Yamaha, è andato fuori pista proprio nel circuito del suo paese, qui a Valencia. È un peccato, il resto del gruppo è chiaramente passato tutto. Un ritmo tesissimo già dal principio e al momento è in testa l'Aprilia 55 di Gundelach. Anche le due Kawasaki stanno facendo bella figura e ora imboccano la curva a sinistra. Stanno davvero mettendo Gundelach sotto pressione mentre affrontano la curva. Sono tutti attaccati adesso, su questa pista non c'è spazio nemmeno per respirare. Attacco nel rettilineo a 220 km orari. Tutti vogliono disperatamente vincere questa corsa, ma il campionato è lungo, 13 gare. Ecco Sorvino, il nuovo campione britannico, 22 anni, già alle costole di Yamagao, che di certo non ne sarà contento. E adesso ha superato Yamagao. Ora sta decisamente andando all'attacco verso le prime posizioni. È una gioia vedere questo ragazzo che piano piano sta guadagnando terreno. C'è anche Bill Hobson sulla Ducati, è proprio lì nel gruppo. Ma in questo momento Gundelach ha dato una rapida occhiata alle sue spalle e si sta portando avanti. Il corridore numero uno dell'Aprilia ha degli ottimi avversari quest'anno. Sì, ha davvero dei degni avversari. Sorvino sta avanzando, adesso sta caricando decisamente. Ecco il numero 49, Ruben Thomas, anche lui sta venendo avanti. Guardatelo, comincia a slittare. Ha bisogno di tenere le ruote a terra adesso, perché sta stringendo in curva. Una bellissima prova! Fuori pista, accidenti! Proprio come Ruben Saus! Era parecchio tempo che non succedeva, Saus se l'è cavata meglio, ma Thomas è fuori da questa corsa, la sua prima corsa della Superbike! E la gara è serratissima adesso, guardate Ed Bayliss, numero 21, sta superando, li ha già superati, ecco il numero 3, Rafael Sorvino, che è passato! Sorvino, l'attuale campione inglese delle 250, non mostra nessun rispetto per il numero 1 della Ducati. Una bella prova dopo una brutta partenza, adesso è arrivato al secondo posto, ora è alle costole del suo compagno di squadra, Mickey Gundelach! Sarà una sfida molto interessante. Se vuole superare il suo compagno di squadra deve assolutamente dargli spazio e quindi deve trovare il posto giusto per superarlo sul circuito. È all'interno. Sta entrando nella curva a destra e di sicuro non è qui che ci riuscirà. Adesso che la sfida si è accesa, quanto rispetto pensi che avrà per Gundelach, questo giovanotto di 22 anni? Ah, proprio nessuno. Perché se è veloce coglierà l'occasione di sicuro, visto che sta cercando di passare all'interno. Stai bene? Stavi andando veramente bene, Ruben. Non c'era bisogno di distruggere la moto. Sì, sì. Staremo a vedere. Intanto Gundelach è ancora in testa, ma Sorvino, il giovane inglese, gli sta dando parecchi grattacapi. Stai bene, Ruben? Sì, grazie. Hai fatto una bella corsa. Grazie, Lucas. Come va, Raf? Insegue Gundelach. L'Aprilia si allarga il più possibile, ma lui questa volta attacca all'interno, proprio dentro. C'è mancato poco. Si sono quasi toccati e Gundelach tirati ha indietro, Raf. Ora Sorvino tirati indietro. Sta spingendo. E questo darà Edwards l'occasione di recuperare terreno. Edwards ci prova, adesso sta venendo avanti. Raf sta spingendo troppo. Bellissima gara quest'oggi qui a Valencia. E metti fuori il cartello, di a Raf che va bene il secondo posto. Il secondo. Il numero 3, Sorvino, è ancora dietro. Gundelach non si farà sorpassare da questo ragazzo. Ho visto alzare il cartello dai box proprio adesso. Sì, di sicuro il suo team vorrà che molli la presa. Assolutamente, è incredibile la decisione del team in questa prima gara. Indubbiamente Sorvino è il numero 3 e il corridore più veloce. Semplicemente non riesce ancora a trovare un modo di superare Gundelach. Darà ascolto agli ordini del team? È un momento molto emozionante. Accidenti, che corsa! Rafael Sorvino è arrivato dal nulla al Gran Premio di Gran Bretagna. Incredibile! Gundelach è finito al secondo posto. Sorvino sta dimostrando a Gundelach come si... Rallenta, Raf, rallenta. A Gundelach questo non piacerà, saprà reagire? La cosa migliore da fare è rispondere con decisione. Adesso Sorvino ha dato una bella occhiata alle spalle per vedere che cosa succede. Ecco la moto numero 55, di sicuro non mollerà. È il campione tedesco e non si lascerà sorpassare da questo ragazzo. Beh, la Honda avrà un bel da fare. L'Aprilia è al primo e al secondo posto in questo momento e il ragazzo nuovo Sorvino si sta staccando da Gundelach. Se ne sta andando via! Questo non andrà giù al team, non c'è dubbio alcuno, siamo all'ultimo giro. Sì, è l'ultimo giro ormai. Che farà Sorvino? Ha sentito gli ordini del team? Ha visto alzare il cartello? Obbedirà? Non sembra proprio. Sembra che voglia fare di testa sua, che voglia andare a vincere. Don! È lontano e molto indietro, e così anche Bayliss. Se la vedranno fra loro per le altre posizioni, perché ormai si decide tutto fra le due Aprilia. E sicuramente Rafael Sorvino vincerà la sua prima gara in Superbike. E questo non era proprio previsto! Una corsa tutta d'un fiato, guarda che impennata mentre taglia il traguardo. Che debutto superlativo per questo ragazzo. E si piazza al secondo posto.
Una gran festa e un mucchio di emozioni ai box dell'Aprilia, ne sono sicuro. Bayliss arriva terzo e Edwards deve accontentarsi del quarto posto. Credo che Luca Stillman non sarà molto contento che il giovane Sorvino abbia ignorato i suoi ordini. Una cosa senza precedenti. La prima gara oggi a Valencia è stata davvero emozionante. Vogliamo ricordarvi anche chi si è piazzato nelle altre posizioni. Bottram ha finito quinto, poi Neil Hodson, Rubens House battuto da Hodson, Keely su Suzuki in ottava posizione. Un pubblico davvero entusiasta, è stata una bellissima corsa. È solo l'inizio del campionato, sarà un anno eccezionale. Aspetto con ansia la conferenza stampa per sentire cosa avranno da dire quei due. Sì, non credo che si scambieranno sorrisi. Non è il risultato più adatto a mantenere l'amicizia all'interno della squadra. Io mi domando, Steve, secondo te qual è stato il fattore decisivo? Forse una questione di assetto, magari la scelta dei pneumatici? Credo i pneumatici. Sappiamo che Gundelach è partito con le gomme morbide e forse quelli di Sorvino erano più resistenti e questo gli ha fatto vincere la corsa. Mickey, avrai pensato di avere la corsa in tasca? Non lo sai mai finché non tagli il traguardo. E cosa pensi del modo in cui Sorvino ti ha superato? Sai, se si vuole ammazzare sono affari suoi, ma dovrebbe ricordarsi che ci sono anche altri piloti in pista. Secondo la tua opinione, il modo in cui ti ha superato non era sicuro. È stato avventato infantile. Vedi, il guaio di correre come un computer, Mickey, è che fai solo quello che avevi programmato. Comunque hai corso un grosso rischio, Rafael. Davvero? In una gara di motocross ho fatto la stessa cosa 20 volte. Rafael, vincerai il campionato? È presto per dirlo. Ma pensi di poter vincere? Penso sempre di poter vincere. Se no, perché correrei? Bayliss, oggi sei arrivato terzo, te lo aspettavi? Sì, certo, così. E poi se hai davvero la passione, allora devi... Rafael? Ci vediamo. Voglio presentarti una persona, la signorina Francesca Morganti, Rafael Sorvino. Ciao. Ciao. Francesca è stata assunta per occuparsi delle pubbliche relazioni e questo comprende anche te. Bene. Ma che significa? Il mio compito è trasformarti in una star. Se ti comporti bene. Vieni, Francesca, ti presento il resto della squadra. È stato un piacere conoscerti. Altrettanto. Dove sono i cappelli di Raf? Quelli che ha firmato. Quello non è compito mio, Mario. Oh, Tiki, trovami quei maledetti cappelli, ok? Mario? Che c'è? Lei è Francesca. Mario è il manager di Rafael e anche suo padre. Piacere. Buongiorno. Entrerà nel team. A fare che? La PR. Ma io... Mario si occuperà delle pubbliche relazioni, tu del merchandising. Congratulazioni per la bella corsa. Cominciamo le prove mercoledì. Arrivederci. Arrivederci. Sei preoccupato per qualcosa? No, no. Sì, e invece lo sono. Non sto facendo un buon lavoro qui. Di che stai parlando? Di che sto parlando? Io so di cosa parlo. Tu vuoi che quella donna prenda il mio posto. Non fare lo stupido. Magari sarà brava per le conferenze stampa e... Lasciamo perdere. Sono io che faccio le cose difficili. Che tiro fuori le idee che ci fanno fare tanti soldi. Sì, hai ragione. Sì. Tu pensa solo alla tua moto, ok? E firma più cappelli. Facciamo un brindisi. Alla maledetta curva a sinistra. Sei cascato un'altra volta. Sì. Fino a quando resterai? Ho preso un po' di ferie, così starò con voi fino in Germania e penso che per allora ne avrò avuto abbastanza di motociclette. Forse allora dovrei cadere prima. È una buona idea. Sono fiera di tutti e due. Brindiamo alle fughe. Alle fughe.
Ti va di ballare, amore? No, non mi va. Non te, testone. Tutte le ragazze. Pensavo che le tue fan ti avrebbero assalito ormai. Signor Sorvino? Sì, grazie. Che cos'è? Ah, è di quella PR. Dice che vorrebbe vedermi domani a pranzo per parlare. Parlare di che? Di contratti di sponsorizzazione. Come? Dov'è la mia busta? A te niente busta finché continuerai a cadere. E allora potrei farmi sponsorizzare da un ospedale o da un fabbricante di gruce. Sei il mio eroe. Sì. Mi sembra molto carina. Eh? Francesca. Oh, sì, non è niente male. Niente male? Niente male in che senso? Sentiamo. No, 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 questo è impossibile, ok? Papà, che succede? Rafael Sorvino, che piacere. Ben Coombs, sono un suo fan. Davvero? Allora perché litigava con mio padre? Litigare? No, 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 stavamo solo discutendo di un possibile rapporto d'affari. Ecco. Sponsorizzazioni e cose del genere. Di che genere? È ancora presto, Rafael. Ho visto la corsa oggi, un fantastico risultato. Beh... sarà meglio che vada ora. Ci vediamo, signori. Arrivederci. Ok, dai, andiamo. Siediti. Andiamo. Papà, senti. Lo sai che le sponsorizzazioni devono prima passare per Lucas? Sì. E tu lo sai che a Lucas interessa solo l'Aprilia? Come? A Lucas importa di te soltanto se corri per lui o se vinci per lui. Se litighi con lui o ti fai male, non gliene importa proprio niente di te. E chi è quel tipo, Coombs? Un uomo d'affari. Abita a Monte Carlo. Per motivi fiscali. Di che affari si occupa? Import-export. Antichità, eccetera. E chi sono quegli altri due? Non lo so. Potrebbero essere i suoi fidanzati. Io penso al tuo bene, Raf. Sei stato bravo oggi. Sono fiero di te. Oh mio Dio, ti chiamo io, va bene? Ok. Ciao. Devi darmi il tempo di pensarci. Un impatto ambientale seriamente
Splendida prova di Rafael Sorvino, che ha vinto la sua prima gara di Superbike qui a Valencia. Dovrà continuare con questo ritmo, dovrà essere sempre all'altezza, chissà cosa starà pensando adesso. Te lo dico io cosa pensa, che ha vinto una corsa importantissima, che ha la possibilità di diventare un vero campione e cose come queste possono soltanto darti l'entusiasmo per fare sempre meglio. Mi piace la tua organizzazione. Il modo in cui tuo padre difende i tuoi interessi. Ti mantiene coi piedi per terra. Grazie. Prego. Sì, nel cemento. Sì. Grazie. Prego. Oh no, prego, prego, prego. No, ci penso io. Ok. Grazie. Grazie, signore. Ruben e Savannah, voi tre siete cresciuti insieme? Sì, sì. Sua madre e mia madre erano molto amiche. Uh-huh. E poi quando mia madre è morta, lei si è presa a cura di me, quando gliel'ho permesso. Mi sembra che vi vogliate molto bene. Già, siamo molto legati. Lei ti piace, vero? Cosa più importante? Mi piacerai tu? Allora, di preciso cos'è che farai per me? Intanto farò in modo che tu abbia la maglietta giusta ai box e il cappello giusto sul podio e che ci siano gli adesivi giusti sulla tua moto e sulla tuta. Ti farò fotografare nei locali e nei ristoranti più alla moda. Firmerai contratti per i vestiti, le scarpe, i cappelli, le macchine. In pratica diventerai un cartellone pubblicitario ambulante. È una questione di immagine. Immagine, eh? Mm-hmm. Vuoi dire che dovrò farmi vedere nudo? Solo se avrai gli adesivi giusti sui punti giusti. E ce li appiccicherai tu? Questo non fa parte del mio lavoro. Ok, va bene. Sono nelle tue mani. Basta che mi lasci spazio per correre. Sta tranquillo, lo farò. Bene. Lui ha preso 50.000 sterline per questo. È un mucchio di soldi. Mm-hmm. Col lavoro di prima avrei dovuto lavorare 40 anni e non ne avrei comunque guadagnati così tanti. Le società hanno un budget per queste cose. Se non li prendi tu, lo farà qualcun altro. Vedila in questo modo. Cominci le prove fra 2 giorni. Mentre stai facendo il giro di riscaldamento, le gomme sono fredde e tu cadi. Ma invece di scivolare via, la tua moto rimbalza e ti cade addosso. In ogni corsa tu rischi la vita. Questa è la ricompensa. Quanto ci ha messo per farla? 2 ore di lavoro. Mi scusi, signore, c'è un problema con la sua carta di credito. Oh. È stata respinta. No, non può essere. Ci riprovi. L'ho fatto, signore. Ci penso io, Rafael. No, no, no. Pago io. Per favore, può riprovarci. Questa volta è meglio che paghi la sua amica. Grazie. Raf, guarda, ti piacciono? Molto carini. Senti, papà. Sì? Oggi ho portato una persona fuori a pranzo. Siamo andati in un piccolo bistro e a quanto pare sono diventato una star. Bene, chi hai invitato? Ero con Francesca. Ah, ti piace, eh? Era solo un pranzo di lavoro. Bene, allora ha pagato lei. Sì, infatti. La mia carta di credito è stata respinta. Forse hai superato il limite. No, è impossibile. È la prima volta che la uso questo mese. Ci deve essere uno sbaglio. Nessuno sbaglio, ho telefonato alla compagnia e il mio conto è scoperto. Allora, perché il mio conto è scoperto? Devo essermi dimenticato di pagare il conto della carta di credito di mio figlio. Scusa, mi dispiace tanto se ti sei trovato in imbarazzo davanti alla tua nuova amica. Lo pagherò immediatamente, non ti preoccupare. Cioè, abbi fede. Abbi fede. Mario. Sì? Hai visto? Oh, Cristo.
Papà, ci sono problemi? No, nessuno. È tutto a posto. Ce ne stavamo andando. Auguri per il weekend. Grazie. Ehi, mi fai un autografo? Ma quanti anni hai tu? E perché? Potrebbe valere qualcosa, Monta! No? Ok. Si può sapere che hai fatto? La forcella non va bene. È la stessa di sempre. Non è possibile! Se no non sarei uscito di pista, no? Lasciami in pace. Rafael. Non mi succede mica ogni volta che salgo Rafael. Sulla moto. Guardami quando ti parlo. Lasciami in pace, ok? Lasciami in pace. Perché è arrabbiato? Non lo so, è caduto. Rafael è caduto? Sì, non è Superman. Le condizioni atmosferiche sono eccellenti qui sul circuito di Lausitz, in Germania, per la Super Bowl, dopo la bruttissima giornata di ieri. Sono sicuro che potremo fare dei tempi eccezionali oggi alla Super Bowl. Sì, sono certo di sì. Vediamo Bayliss ormai pronto al via. Per fortuna stamattina non è piovuto durante i suoi giri di riscaldamento. Ha avuto modo di provare delle gomme nuove. Giro di qualificazione è un giro solamente, ma comunque è una prova sempre molto impegnativa. Non tutti amano il giro della Super Bowl. È la parte più dura della giornata, ma come hai detto tu, è un'unica chance. Dopo quello che hanno passato, nessuno vuole far brutte figure qui, no? Sì, South fatica sempre a qualificarsi in quest'unico giro. Adesso sta per toccare a Bostrom. Sappiamo che è bravissimo nelle qualifiche. Bene, ancora qualche altro corridore e poi si comincia a fare sul serio. Ecco Bostrom che parte, qui sul circuito di Lausitz. Chi vedremo in prima fila? Adesso è Gundelach che si prepara per il suo giro. Sì, la briglia va molto bene. Abbiamo visto quanto va bene già al primo round, dove si è piazzata al primo e al secondo posto. Chissà se sapranno ripetersi qui in Germania. Sono momenti tesi per la briglia, che ha avuto uno splendido inizio di stagione. Sorvino! Ecco Sorvino, il corridore inglese. Ha avuto dei problemi durante tutta la settimana, è scivolato fino al 16° posto. Dovrà sicuramente fare meglio durante questo giro. Beh, fortunatamente per lui, partendo dalla 16° posizione, puoi soltanto migliorare. Anche se fai un giro terribile, male che vada, finirai al 16° posto. In questo giro bisogna dare il massimo. E non puoi vedere se stai facendo un buon giro finché non tagli il traguardo, perché è allora che sale il cartellone. Comunque, questa sarà una prova molto dura e impegnativa per Sorvino. E Sorvino ha soltanto due curve per rimettere le cose a posto. Sta spingendo la sua briglia al limite, però io non credo che ce la farà. I primi due segmenti non sono andati bene e dovrà recuperare un bel po' di tempo su questo percorso. Adesso taglia il traguardo e non è andato bene. Chiaramente sembra che la fiducia in se stesso sia sparita dopo tutte le volte che è caduto e tutto quello che è successo. È psicologicamente a pezzi, io credo. Le cose non vanno per niente bene. No, aspetta, è caduto! Sorvino è caduto durante il giro di rallentamento. Avevi appena accennato le sue cadute. Se ricordate, è caduto durante le prove di collaudo giusto un paio di settimane fa e adesso gli è successo di nuovo qui alla Super Bowl. Beh, questo dice tutto, non ti pare? Fai un giro bruttissimo alla Super Bowl e poi cadi al rallentamento. Peggio di così non si può. Ora parte la Suzuki, il pilota dovrà stare attento. Potrebbero esserci dei detriti o dell'olio dove Sorvino è caduto, quindi dovrà fare molta attenzione. Ecco, inizia il suo giro di qualificazione alla Super Bowl. Bella prova, Rafi. Sei 3 secondi sotto. Allora dammi la moto che voglio. Dammi quella che ha Gundelach. Questa moto è stata assemblata dai tuoi meccanici. È la moto migliore per te. Evidentemente no. Altrimenti Gundelach non sarebbe davanti a me. Ti pare? Rafael. Rafael! Ciao. Guarda chi si vede. Va tutto bene? Raf, se hai dei problemi... Problemi di che tipo? Beh, con la moto e l'organizzazione. Noi siamo amici.
Forse faresti meglio a concentrarti sui tuoi problemi, Ruben. Oh. Per esempio? Restare sulla moto per più di due giri. Che mi dici di Sorvino? Non è un segreto che voi due non andiate d'accordo. Vogliamo vincere tutti e due, non dobbiamo andare d'accordo. Lo vedi come una minaccia? No. Ha vinto una corsa. Te lo dirò alla fine del campionato. Sembra che abbia avuto dei problemi con la moto qui all'Auschwitz. Problemi con la moto? È così che li chiama? Scusami, Steve, ma sta intervistando Mickey o Rafael? Ehi, chiedo scusa. Lasciami stare. No. Forza, vieni via. Che stai facendo? Faccio il tuo lavoro per te. Metto la mia foto sui giornali. Te ubriaco idiota. Che differenza c'è? Gli ubriachi non vendono. Importa solo quello, vero? Sta facendo domande su di te, la stampa sportiva. Pensano che tu non possa reggere a tanta pressione. La pressione? La pressione. Sei soltanto un bambino. Sta tranquillo, l'ho già letto. Davvero? Di un po', come ci si sente ad essere una giovane stella? Come un pallone sgonfiato. Farai meglio a rigonfiarti. A me piace stare qui. Non voglio tornare nella merdosa Inghilterra al mio lavoro di merda. Tu non ce l'hai mai avuto un lavoro. Esattamente. A quanto mi danno? Cosa? Le probabilità che vinca, quante sono? Ma di che cosa stai parlando? Quanti soldi devi restituire, papà? Centomila. Più o meno. Al signor Import-Export, eh? Sì. Vedi, io... Sta zitto! Ora stammi a sentire. Ecco che cosa faremo. Tu punterai tutto su di me, vincente. Cosa? E quando avrò vinto, sarà finita. Te ne vai a casa, papà. Che significa vai a casa? Che sei licenziato. Fa una bella corsa. Ciao, Raf. Volevo augurarti buona fortuna, Rafael. Grazie. Non sarà facile, dovrai darti da fare. Già, ma non è l'unica cosa che farò. Se ti vedo un'altra volta vicino a mio padre, sei un uomo morto.
Mi hai sentito? Arrivederci. Coombs. Mancano pochi minuti alla partenza. Questo è il quarto round sul circuito di Lausitz. È un momento di tensione per tutti i corridori. L'adrenalina è al massimo. Ora ogni concorrente di sicuro starà pensando: ci sarà un modo più semplice per guadagnarsi il pane. Infatti questo è uno sport molto pericoloso. Durante la notte ogni cosa è stata controllata. Ognuno ha smontato la moto pezzo per pezzo e l'ha rimontata di nuovo. Oggi è il grande giorno e la domanda è: chi taglierà per primo il traguardo? Edwards ha una buona posizione sulla griglia di partenza, ma ci sono state delle sorprese. Sì, è così. Thomas ha fatto un ottimo lavoro, è riuscito a piazzarsi in prima fila. Sta andando molto bene. Sono sicuro che ci saranno altre sorprese. Sorvino dovrà faticare parecchio dal sedicesimo posto. Eh sì, è indietro in quarta fila. Riuscirà a fare una bella partenza? Mancano pochi secondi al via. Ecco, il semaforo rosso. Si abbassano le visiere. Chi sarà al comando alla prima curva? Danno un'occhiata al semaforo. È ancora rosso. Thomas dà un'altra occhiata. Partiti! Le gomme stridono. In prima fila sono partiti tutti bene. Bella partenza per tutti. Ora infilano il rettilineo e schizzano via prima di affrontare. Beh, è già risalito di tre posizioni. Sorvino è già risalito di tre posizioni. Sì, beh, non è una sorpresa che Sorvino sia partito bene dalla quarta fila. Ha solamente bisogno di... Attenzione! Vittorio Romano finisce sul bracciolino. È andato fuori pista, dritto contro la barriera di protezione. Già, è davvero un peccato. Sta andando invece tutto molto bene per le Aprilia in questo momento. Mentre la gara entra nel vivo, chi ha montato le gomme giuste si troverà senz'altro meglio. Ed è un lavoro duro far lavorare bene le gomme dall'inizio alla fine per tutta la corsa. Siamo alla fase finale, adesso siamo all'ultimo giro. Ed è l'Aprilia di Gundelach alla testa del gruppo, davanti a Edwards su Honda e a Ruben Thomas su Aprilia al terzo posto. Oggi è una questione d'orgoglio personale, oltre che di punteggio. Stiamo ormai arrivando alla conclusione, stanno per affrontare l'ultimo giro. Edwards è ancora lì e ha una possibilità di farcela. È vero, la gara è ancora aperta, manca ancora qualche curva. Edwards sta facendo una bella corsa. Ecco Gundelach, ha superato ancora e adesso siamo davvero alle strette. È l'ultimo giro e si ostacolano l'un l'altro. Guardate Thomas, sta attaccando Edwards. Ma in questo momento serve la massima concentrazione, anche solo per restare in sella. Schizzano dappertutto. Sembra che le gomme di Gundelach non reggano, è attaccato Thomas e spinge al massimo. Sono testa a testa e da dietro arriva Sorvino. No, sono caduti tutti e due. Sorvino! Incredibile, mio Dio, che cosa orrenda! Non mi è piaciuto per niente, Sorvino. È passato sopra al suo compagno di squadra. Non ha nemmeno cercato di evitarlo. Una cosa orribile. Non mi era mai capitato di vedere una cosa del genere. Thomas è a terra in questo momento, come Edwards. Speriamo che si rialzino. La corsa sta continuando, ma questo non è certo quello che volevamo vedere. Adesso Gundelach è in testa e il suo compagno di squadra lo insegue. Sorvino con un gesto della mano gli ha detto: andiamo avanti e finiamo questa corsa. Che cosa gli starà passando per la testa dopo aver investito nel suo compagno di squadra? Mi sorprende che la moto non sia danneggiata, l'ha veramente presa in pieno. Siamo all'ultimo giro, quindi la corsa non verrà interrotta e andranno sicuramente fino al traguardo. Anche secondo me gli faranno tagliare il traguardo e poi li fermeranno prima che abbiano il tempo di fare il giro di rallentamento. Ma attenzione, Sorvino è passato! Davvero incredibile, è riuscito a superare il compagno di squadra Gundelach, il campione tedesco, proprio qui in casa sua. È successo al primo round a Valencia e sta succedendo di nuovo. Sorvino, il giovane inglese, adesso sta andando a tutto gas e è quasi arrivato al traguardo. Si gioca tutto in questo giro finale. Si tratta di vedere se Sorvino riuscirà a mantenere la posizione. Come faccia a mantenere la calma io non lo so. È passato sopra il suo compagno di squadra, un incidente spaventoso, terribile, che ha agghiacciato tutti noi. Sorvino sta dimostrando un incredibile sangue freddo. Se solo riuscirà a non perdere la testa, allora vincerà questa corsa. Ha un momento critico ancora! Ma Sorvino sembra riprendere perfettamente il controllo della moto! Ed ecco che si accinge a tagliare il traguardo da solo! Sorvino ha colto un'altra vittoria qui in Germania, battendo Gundelach, l'altro suo compagno di squadra! Una situazione davvero molto drammatica! La gara che era già molto tesa... Quello è un ragazzo particolare, Mario. Ha l'istinto del killer, te lo dico io. Thomas, che sono rimasti entrambi a bene. Sì, ancora non sappiamo. Vado a prendere una bottiglia per festeggiare. Non abbia almeno cercato di evitare il suo compagno. A sua difesa, possiamo dire che la velocità in quelle situazioni di certo non aiuta. Sì, è proprio così. È molto difficile in quei momenti rimanere lucidi. Si gioca tutto in una frazione di secondo. Comunque per il momento non si sa niente delle condizioni dei due ragazzi. Io vado con lui, faccio con lui. Sì, va bene. Ti supplico, signore, non farlo morire. Ci vediamo in ospedale. Ti supplico. Calmati, Savannah. Savannah, come sta? Non lo so. Voglio venire con te. Lasciaci in pace, Rafael.
sei matto. Non sei fatto per le corse. Non ti importa niente, eh? Lui ti sta davanti e tu gli passi dritto sopra. Smettetela! È una cosa inaccettabile, non professionale. Se succederà un'altra volta siete fuori, tutti e due. Tu resta qui. Tu, vieni con me. Rafael, calmati. Rafael, siediti e ascoltami. Ho visto cose peggiori, non molte per fortuna. Non potevo fare niente. Sei assolutamente sicuro che non avevi il tempo di evitarlo? Non lo so. Tu non lo sai. Quando ho visto il replay ho pensato... E adesso che succederà? Probabilmente ci sarà un'inchiesta. I tuoi punti di oggi verranno sospesi finché non decideranno cosa ne sarà di te. E quanto tempo ci vorrà? Non lo so. Prima della prossima corsa? Non c'è una prossima corsa. Cosa? Io ti sospendo. Va a casa, Rafael. Fa un bell'esame di coscienza e pensa a quello che hai fatto. Hanno finito. È fuori pericolo. Sì. Voglio andare a vederlo. Ah, no. Sta dormendo. Va bene. Allora aspetto che si svegli. Rafael. Ha un problema alla schiena. C'è una lesione dei nervi. Quanto grave? Beh, ancora non possono dirlo. Ma non è paralizzato, vero? Sì, purtroppo. Voglio andare da lui. No, no, Rafael. Torna in albergo. No, no, io devo vederlo. Lascia perdere. Perché vuoi peggiorare le cose? Torna in albergo. Davanti a me. Ok, non devo dargli più da bere. Scusa. Ha bevuto troppo? Non abbastanza, amico. Dovrebbe andare a dormire. E tu dovresti versarmene un altro. Che ne dici? Eh? Grazie, Peter. Raf. Andiamo. Sono in un mare di guai. La giacca? Dov'è la mia giacca? Eccola, eccola qui. No, di qua.
questo fa parte del tuo lavoro? No. Allora, perché lo fai? Non lo so. Ma io non sono più compito tuo, eh? Allora cosa te ne importa? Eh? Perché ti interessi a me? Sicuro che è così? No. Ciao. Ciao. Fa freddo. Probabilmente è stato uno sbaglio. Cosa? Noi. Stanotte. Nessuno si è fatto male. Non ancora. Spiegati meglio. Hai detto il suo nome. Quando? È buffo che tu chieda quando e non chi. Stavi dormendo. Dovrei sentirmi offesa per questo. Mi dispiace. Non importa. Dovevo dire il nome di Ruben. Non hai fatto l'amore con lui. Lo sbaglio è stato quello, vero? Ho ucciso il mio migliore amico. Non l'hai ucciso. È lo stesso. No, peggio. Molto peggio. E lui era il mio migliore amico. Raf, smettila. Io gli ho fatto questo. E lui era il mio migliore amico. Rafael. Fammi vedere. Vieni, vieni con me. Lei è un uomo fortunato. Davvero? Poteva facilmente recidere un tendine. Allora sarebbe riuscito a malapena a reggere un bicchiere di birra. Figuriamoci una moto. Facciamo una fasciatura. E inoltre le prescriverò degli analgesici. Probabilmente ne avrà bisogno, ok? Non si preoccupi, guarirà presto. Il dottor Herman chiami l'interno 118, per favore. Senti, non c'è bisogno che resti, sto bene. Sì? Sì. Grazie. Francesca. Mi dispiace di averti deluso. No, tu hai deluso te stesso. Ciao. Subito al corridoio numero 1. C'è un'emergenza.
Mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto, Ruben. È un po' tardi per questo. Non credi? Che ti è successo? Cercavi di punirti, non è vero? Beh, qualunque cosa farai, non sarà mai abbastanza. Lo so. Potevi avere tutto. Che vuoi dire? Le corse. Me. Io ti amo. Ti ho sempre amato. Adesso non lo lascerò mai più. Possiamo andare a cena anche domani sera. Ti richiamo. Raf, non pensavo che fossi tu. Siamo degni l'uno dell'altro, vero? Mi dispiace. Sto bene. Posso dirigere un'orchestra, scrivere un romanzo. Solo non mi chiedere di correre. O di andare in moto. Sì. Ma in quello non sono mai stato un granché. Hai corso con i migliori del mondo. E infatti ho perso sempre. È finita, amore. Devo andare avanti. È questo che dicono i dottori. È finita. Sì, la quarta vertebra è spezzata, quindi non riacquisterò mai più l'uso delle gambe. È così, lo devo accettare, amore. Ma va bene, sul serio. No, non va bene. Amore, ti prego, non piangere.
Vieni, ti voglio dire una cosa. Vieni qui. Lasciami dire questa cosa e voglio che stai a sentire senza dire di no. È finita fra noi due. No. No, senti. Mi è successo quello che mi è successo. Ed è un incubo, però. Non c'è motivo per rovinare anche tutti gli altri. Amore, voglio solo che tu sappia che non mi aspetto niente. Ritorna a Londra, ritorna alla tua vita, al tuo lavoro. Non ho bisogno di un'infermiera e se mai avrò una donna sarà proprio un'infermiera, non te. Mi hai permesso avere un'opinione? No. Peccato, perché io ne ho una. Io sto con te, Ruben, perché voglio stare con te. Non sono mai stata con te perché correvi su una moto e se tu non correrai più, questo non cambierà i miei sentimenti. Io resterò sempre con te. Quindi abituati. No. Ruben. Savannah. Zitto. Grazie. Allora, che progetti hai? Non ci ho pensato, non ne ho idea. Non voglio fare niente. Niente? Farò come te. Non volevo dire questo. No, no, no. Non fa niente. Papà. Che c'è? Hai mai superato la morte della mamma? Ci ho provato. Ma ti manca ancora, vero? Già. È così che mi sento. Riguardo a tua madre? Ha un sacco di cose, veramente. A Savannah? Come? Hai tolto molto a Ruben. Lasciagli almeno questo. Ehi, è forte, eh? Ci mancano solo i colori della scuderia. Uey! Ehi, va benissimo. Guardami. Vado benone. Oh, scusate, disturbo? No. Per niente. Ti piace? Molto alla moda. Senti, non so se questo sia il momento migliore per parlartene. Sai, ho degli amici fra i giornalisti sportivi. Stamattina ho sentito che Motorsport News sta cercando un giornalista che segua la Superbike. Loro vogliono una persona che conosca le corse e i corridori. Io ho detto, perché non Ruben Thomas? Loro hanno detto, sa scrivere?
Io ho risposto che non lo sapevo, però te l'avrei chiesto e così te lo chiedo. Cos'è? Mi stai chiedendo se voglio scrivere della Superbike? In pratica, sì. Certo, visto che non posso più correre, tanto vale che scriva, no? È un modo per restare nell'ambiente delle corse, Ruben. Le corse mi hanno fottuto l'esistenza, perciò Ruben, dimmi perché, dammi una sola ragione per cui dovrei voler restare in questo ambiente. Vita, maledetta carrozzella! Non sarò mai più lo stesso. Sei lo stesso qui dentro. Lo stesso uomo meraviglioso al quale voglio tanto bene. Non sono lo stesso, non lo sarò mai più. Non so neanche se potrò ancora fare l'amore. Tuo padre mi ha detto dove eri. Grazie, papà. L'inchiesta comincia fra 10 giorni. Prima visioneranno i filmati del circuito chiuso e delle trasmissioni televisive. Poi chiameranno i testimoni. Tu sei uno di loro. Io non ci vado. Non puoi scegliere, Rafael. Non voglio andarci. Ho investito Ruben. Colpevole. Così rendi più difficile al team poterti riprendere. C'è un'ultima cosa. Le autorità della Superbike hanno chiesto alla polizia di indagare su certe scommesse fatte prima della corsa. Pare che ci fossero forti somme su di te, grossi scommettitori, grosse scommesse. La maggior parte fatte quando eri in ribasso. E questo che c'entra con me? Non lo so. La polizia indagherà. Se c'è stata collusione fra scommettitori e corridori, lo scopriranno. Tuo padre è uno di quelli che ha vinto di più. Ha scommesso su di me vincente. Ho vinto. Che c'è di male? Io ricordo solamente che la settimana prima della gara di Lausitz, Rafael Sorvino non riusciva a restare sulla moto, mentre prima sembrava che ci fosse incollato. Come ti ubriacavi ogni sera, come finivi nelle risse.
e la tua foto finiva sui giornali. Hai giocato a ribasso, non è vero? Eri tu nei guai oppure tuo padre? Chi dei due? Devo finire questo. Rafael, perché non hai parlato con me? Per dire cosa? Sono stanco e odio questo stupido busto. Dai, ti sta tanto bene. Sì. Savanna, dai. Era una risata. Non la sentivamo da un po' di tempo. Credevamo di averle esaurite tutte, vero? Ti ho portato una cosa, Ruby. Ta-ta! Oh, è bello, ma di solito non c'è la scatola. Ruben! Oh. Ha tutti gli accessori che ti servono. DVD, tutto. Quindi se pensassi di fare il giornalista mi tornerebbe molto utile. Ah. Cosa? Ci sto solo pensando, d'accordo? D'accordo. Ruben Thomas mi stava attaccando. Stava facendo una gran bella corsa. Stavamo per affrontare la chicane e lì, all'ultimo giro, Sorvino ci ha raggiunti. Siamo entrati in curva, ho visto la Honda andare giù e Thomas allargare. Poi ho sentito l'impatto. Lei non ha visto l'impatto? No. Mi sono voltato per una frazione di secondo e Thomas stava rotolando sull'asfalto. Deve essere allora che Sorvino gli è passato sopra. Secondo la sua opinione, Sorvino avrebbe potuto evitare di investirlo. Signore, ha già stabilito che il signor Gundelach non ha visto l'incidente. La sua opinione è irrilevante, visto che non è un testimone oculare. Le dirò quello che ho visto. Quando Sorvino è passato e mi si è attaccato alla ruota posteriore, ha alzato una mano dal manubrio e mi ha puntato il dito. Mi ha puntato il dito contro, come a dire togliti di mezzo, metto sotto anche te. Non si sarebbe fermato davanti a niente. Questa è la mia opinione. Come ti senti? Sto bene. Sta diventando una storia interessante. Sì. Sì, lo vedo. C'è qualcosa che vuoi dirmi? Sì. Ma non so se ti piacerà sentirla. Molte cose non mi piacciono, ma succedono lo stesso. Stavo parlando con Brisco, quel giornalista. Ha ficcato il naso in giro e ha sentito dire che una società tedesca sta facendo un documentario su Gundelach. E come parte del film lui aveva consentito a mettere una telecamera sulla moto, sulla ruota posteriore. Io non ho visto niente, né durante la corsa né ai box. Ma mi sembra che lui e i suoi meccanici siano persone molto riservate, non è vero? Sì. Ma conosco Miki. Se avesse delle prove per mettere Rafa ancora di più nei guai, le userebbe. E perché non lo fa? Beh, mi vengono in mente due motivi. Primo, probabilmente influirebbe sul contratto che l'Aprilia ha con la Superbike per i filmati. E secondo, non ho idea di quale sia il secondo. Sarebbe interessante vedere cosa c'è su quel nastro. Come farai ad averlo? Beh, avrei bisogno di qualcuno che conosca bene i box dell'Aprilia. Quindi dovrei fare il reporter. Direi più l'investigatore. E se non mi piace quello che scopro? Questo è il rischio che corri. Potresti scoprire qualcosa che può rovinare Raf. Beh, se c'è uno che deve farlo sono io, non Miki. Ruben, che succede? Niente. Niente. Vieni, andiamo. Oh.
Ho controllato la moto di Mickey e c'era ancora la staffa dietro per la telecamera. Ho parlato con uno dei meccanici, ho minacciato di dire tutto a Lucas e lui ha sputato il nome del produttore del documentario. Ho parlato col produttore e gli ho detto che il mio psicanalista voleva che vedessi i filmati dell'incidente perché potessi accettare meglio la mia condizione. Così mi ha dato il nastro. Sei brevissimo. A dire le bugie? Come giornalista. Grazie, ma non è vero. Il mio psicanalista immaginario si è sbagliato. Questo mi incasina anche di più. A due giri dalla fine mi stavo avvicinando a Mickey e lui ha superato la onda all'inizio della chicane. Ricordo che ero all'esterno della onda durante la curva e ricordo di essere caduto. Vede, quando si ha un incidente grave, va tutto a rallentatore. Ricordo d'aver pensato, mentre rotolavo, accidenti, Rafael è là. Oggi l'avrei battuto. E inoltre ho pensato, mi faccio male, meglio proteggere la testa, cose così. Crede che Rafael Sorvino avrebbe potuto evitare di investirla? Impossibile. Crede che sia stato volontario? Assolutamente no. È un filmato girato da una telecamera che era sulla moto di Mickey. La prima volta che l'ho guardato mi sono sentito davvero male, ma se osservate più da vicino, vedrete che Raff non poteva andare da nessuna parte. Cosa sta dicendo? Avrebbe potuto mancarmi soltanto cadendo e a più di 160 km orari sarebbe rimasto ferito anche lui. E saremmo tutti e due su una sedia a rotelle. Allora, chi ritiene responsabile per questo incidente? Me. Io ho urtato la onda provocando quella catena di incidenti. Il tempo sta per scadere e la volata finale sul traguardo sarà tutta per i motori italiani. Gundrek su Aprilia in testa in questo momento, seguito dalle due Ducati di Baylis e Rubenshaus che non lo mollano un attimo.
Questo è vero, ma mi sembra che Gundelach abbia dei problemi. Continua a rallentare mentre le due Ducati si avvicinano sempre di più. Sarà davvero un finale emozionante. Ecco le Ducati che tentano il sorpasso. Dove pensi che lo faranno, Steve? Chi lo sa, certo è che le due Ducati sono intenzionate a passare. È una sfida accesa fra le due scuderie italiane, ma si tratta anche di una questione di orgoglio sportivo. Guarda quanto si è avvicinato Rubens Haas adesso. Sembra che voglia tentare tutto per tutto. Ecco anche Bayliss. Chi dei due ce la farà? Ecco che Bayliss tenta di superare all'interno. Chissà se... forse ce la fa. Slitta! È caduto! E si è trascinato appresso anche Gundelach. Questo è un disastro per tutti e due. È stato un incidente tremendo. Bayliss ha tentato di passare, ma la moto si è ribaltata. Raphael avrebbe potuto evitarmi soltanto se fosse caduto insieme alla sua moto. È vero? Accidenti. Deve essere andata così. Non lo so. Nella mia testa vedo lui lì. E so che lo investirò. E così è stato. Non potevo dire altro all'inchiesta. Beh, ma... Lui ti ha tolto dai guai, hm? Adesso potrai riavere tutti i tuoi punti, no? Hai letto tutto l'articolo? No, solo... Guarda, io sono scagionato, ma il punteggio è tenuto in sospeso in attesa del risultato dell'inchiesta sulle collusioni con le scommesse. Ma tu non hai fatto niente di male. Legalmente no, ma dal punto di vista etico sì, papà. No, senti, Raff, io sto collaborando con la polizia. Adesso c'è di mezzo l'Interpol e... inchioderanno Coombs per evasione fiscale. Speriamo che il tuo nome non venga fuori. O faremo tutti e due una pessima fine. Magari sarò scemo, ma non stupido. Questo è opinabile. Ah. Guarda, ecco, Gundelach. Gundelach è caduto. È fuori per 3 gare. L'ha scritto Ruben? Sì. Scrive per un giornale. Ruben sta andando avanti. Sarebbe ora che lo facessi anche tu. Pronto? Aspetta. Che cosa vuoi? Lui come sta? Come credi che stia? Scrive per un giornale. Sì. Perché? Perché vuole farlo. E perché è bravo. Era bravo anche a correre. Che cosa vuoi da lui? È paralizzato, non ti ricordi? C'eri anche tu. Non può mollare così. Non sta mollando. Sta andando avanti. Dovremmo fare tutti come lui. E tu che fai? Lo sai che ti ha scagionato? Dovresti tornare nel team. Dovresti tornare a fare quello che sai fare. Non riprenderò a correre. Non sarebbe lo stesso. Questa è la vita, Raf. Bisogna crescere. Ora devo andare. Savannah! Quel giorno in ospedale. Credevo che dormissi.
Pure allora pensavi che dormissi. Quale giorno? Quel giorno in ospedale. Rafa venne a trovarmi per dirmi che gli dispiaceva, ma... anche tu eri lì. Ruben. Gli ha detto una cosa, gli ha detto... gli hai detto che poteva avere tutto. Poteva avere le corse. Poteva avere te. E io non intendevo in quel senso. Gli hai detto che lo amavi. Che l'hai sempre amato. Cercavo di fargli male. Ma era vero. Ruben. Credo che dovresti andartene. Non me ne vado. Lui ti ama, tu ami lui. È così stupido che non stiate insieme. Il resto è un tale casino. Perché vuoi rovinarti la vita? Io non voglio lasciarti. È un peccato perché ti lascio io. Ti ringrazio per l'affetto che hai per me e per l'amicizia, ma... l'ho sempre saputo, ma non ho mai avuto il coraggio di fare niente. Tu devi stare con Raf. Quindi va. Ho dei grossi problemi con il team, Francesca. Gundelach è fuori dalle gare, non ha più corridori. Rafael non vuole tornare? Secondo il padre, no. Hai provato a parlare con lui? Certo. Non mi richiama neanche. Vuoi che ci provi io? Non credo sia una buona idea. Forse ne ho una migliore. Che ci fai qui? Devo fare un servizio fotografico. E tu? Dovrei fare un'intervista a Marconi. Chi te l'ha organizzata? Francesca, e a te invece? Francesca. Rafa. Io devo intervistare qualcuno. Tanto vale che sia tu. Perché no? Chi ti ha influenzato di più come pilota? Carl Fogarty. Mio padre. Tu. Non necessariamente in quest'ordine. Io? Sì. Sono sempre stato meglio di te, ma tu non hai mai mollato. Sì, certo. Quando uno è matto... Qual è stato il tuo peggior momento come pilota? Investirti in Germania. E il migliore? Devo dirtelo. Sì, voglio saperlo. Va bene. Io e te, su una moto rubata per le strade di Londra, inseguiti dalla polizia. Sei stato a letto con Francesca? Perché? Ci sei stato? Una volta. Quando? La notte del tuo incidente. Oddio, Raf. E l'ami? No. E tu? Ami Savannah? Sì. Sei stato a letto con lei? Basta. Fine dell'intervista. Che stai facendo, Raf? Che sto facendo? Che stai facendo tu?
Sei tu quello che sta scappando. Io non vado da nessuna parte. Ti nascondi dietro quella carrozzella. Dietro a quello stupido computer. Perché non mi odi? Perché non ti odio. Ma dovresti. Perché ti ho battuto nelle corse. Mi sono fatto la tua ragazza. Ti ho tolto l'uso dalle gambe. Dimmi che mi odi. Ti prego, Ruben, dimmi soltanto che mi odi. Magari potessi. Sì. Sì, sei un pilota migliore. Savannah voleva te, non me. Ma non riesco a odiarti. Sei come un fratello per me. Sangue del mio sangue, Raff. Sì. Mi dispiace. È solo che anche tu sei un pilota. Tu devi stare su una moto. Sì. Anche tu. Ciao. Ciao. Ruben mi ha chiesto di prendergli una cosa. Ok. Ti senti bene? Sì. Sì. No, veramente no. Lo sai, io, Raff e Ruben siamo amici da più di 10 anni e io... Lo so, no. Ma non puoi continuare ad amare due uomini per tutta la vita. Non è giusto. Questo lo so. Ma quando è che tu e Rafael capirete di essere innamorati l'uno dell'altra? Cosa? Sei innamorata di lui. E lui non ha mai smesso di amarti. Va da lui. Ciao. Ciao. Posso parlarti? Sì, vuoi... No, voglio solo sapere se provi ancora qualcosa per me. Perché se quello che hai detto in ospedale era vero, allora sono venuta a dirti che sono proprio cotta di te. Sul serio, è una tragedia. Credimi, ma... C'è un'altra cosa che voglio dirti, e cioè che... Tu devi tornare alla Priglia. Cosa? Devi farlo per Ruben. Devi farlo per tuo padre, per me. E cosa più importante, devi farlo per te stesso. Questo è quello che sei e quello che sai fare. Non c'entra niente, Ruben. Lui ci ha provato, ma non è mai stato bravo quanto te. Quindi se vinci, vince anche lui. Vuole che tu lo faccia più di ogni altra cosa. E anch'io. Avanti. Lucas, devo parlarti. Cosa posso fare per te? Stai cercando dei piloti? Ne conosci qualcuno? Sì. Sì, conosco un tipo, è veloce. Ma non è sempre svelto, se capisci che intendo dire. Gundelach ha deciso a vincere il campionato mondiale. È determinato. Tu lo sei? Sì. Bene. Cominciamo le prove questa settimana. Dunlop ha un nuovo prodotto che potrebbe adattarsi al tuo stile di guida. Benissimo. Rafael? Sì? Il mio team non fa beneficenza. Devi impegnarti e mettere gli interessi della Priglia prima di tutto. È chiaro? Chiarissimo.
è vero. Sì? Sicura? Sì. Dici la verità? Sì. Grazie, sei un amore. Sei al di sotto del record mondiale. Quanto ti ci vuole per tornare in forma? Beh, lo vedrai da solo. Non mancare il giorno della corsa. Puoi scommetterci. Vai! Grazie. Ciao, Ruben. Ciao, Raf. Come ti senti? Bene, bene. Vorrei solo che ci fossi tu a farmi da battistrada. Sì. Sì, lo vorrei anch'io. Ti piacerebbe? Come, scusa? Andiamo. Ehi, ti trovo bene? Sì, mi sento bene. Pronto? Naturalmente. Che diavolo è quella? Questa è la tua nuova moto. Vieni qua. Raf, tu vuoi scherzare? No, vuoi farcela. Se metti il dito qui, tiri sulla rampa. Bene. Ora spostiamo le gambe. Dai, ti tengo. Ci sei? Sì. Bene. Allora, funziona come una moto normale, solo che qui c'è il freno e la frizione. Freno posteriore? Sì. Leva delle marce, avanti, folle, indietro, capito? Uh-huh. E quella è l'accelerazione, naturalmente. Allora, gira la chiave, premi il bottone e andiamo. La prova finale del campionato si disputerà qui a Valencia, in Spagna, dove è cominciato alcuni mesi fa. E nel frattempo è successo di tutto, Steve. Sì, per fortuna Gundelach si è ripreso dall'incidente che aveva subito e che gli aveva procurato la frattura di un braccio. Ha superato le qualifiche ed è in prima fila. E veniamo a Sorvino, che dopo la sospensione è tornato in gran forma. Potrebbe addirittura dare una mano a Gundelach in questa corsa. Dipende tutto da Bayliss. Riuscirà a essere fra i primi sette? Non ci dimentichiamo che Gundelach è l'unico che possa impedire a Bayliss di vincere il titolo di campione. E Gundelach deve perciò vincere questa corsa. Bayliss non deve far altro invece che finire tra i primi sette. E quando sei in una situazione così tesa, tutto sembra più difficile.
Sarà interessante vedere cosa succederà. Ci saranno degli ordini da parte del team. Staremo a vedere. Chissà se Lucas Tillman farà alzare il cartello anche questa volta. Dovrà stare molto attento e tenere d'occhio Bayliss. Comunque sicuramente sarà un finale molto emozionante, perché ci sono veramente dei grandi campioni oggi qui a Valencia, che faranno di tutto per vincere questa gara. Sì, è proprio così, Steve. Staremo a vedere. Intanto abbiamo visto che Sorvino ha stretto la mano a Gundelach. Si sono detti qualcosa. È bello vedere che dopo tutto quello che è successo nei mesi scorsi è ritornata la serenità nel team dell'Aprilia. Sì, anzi, ora sono più uniti che mai. E a proposito di gioco di squadra, è bello rivedere Ruben Thomas ai box, che come sapete adesso scrive articoli come giornalista sportivo. Il team Aprilia si è ritrovato di nuovo insieme per questa gara finale che si dimostrerà veramente molto importante. Come dicevi prima, sono in tanti a voler vincere questa corsa. È il momento delle firme dei contratti. Questa è l'ultima gara. Meglio di così non può andare. Prossimo. Sì, è proprio così. Io non so come facciate. Sì, la tensione è insopportabile. Di queste preoccupazioni. Forse Neil Hodgson potrebbe conquistare la vittoria, non avendo preoccupazioni di ordine contrattuale. Stanno per dare la partenza. Già si potrà avere un'idea dello svolgimento della gara fra pochi minuti. Questa è l'ultima corsa dell'anno. Per Gundala, che è l'ultima occasione per strappare il titolo di campione a Bayliss. È stata una sfida fra loro due per l'intera stagione. Ora tutto si risolverà nei prossimi giri. Il compagno di squadra Sorvino, il giovane pilota britannico, è accanto a lui. Questo ragazzo ha vissuto un anno incredibile, riuscirà a lasciarsi tutto alle spalle? E sono partiti di nuovo in gara. Gundelach ha fatto una grande partenza, punta dritto verso la onda. Sarà molto interessante vedere chi sarà in testa alla prima curva. Io credo che sarà Gundelach. Ed eccoli che arrivano uscendo velocissimi dalla curva. E guarda, sì, è proprio Gundelach, eccolo, il numero 55. Colin Edwards è subito dietro a lui. Saus è in mezzo al gruppo, la partenza è stata tesa, ma Gundelach ne è venuto fuori benissimo. Numero 55 Aprilia, Gundelach è in testa e noi lo seguiamo da vicino. Edwards sembra affamato di gloria lì al secondo posto, ma attenzione al numero 11, Saus. Anche lui tallona da vicino la onda e non sembra deciso a mollare. Anche Hodgson sta andando bene, anche Bostrom, numero 155. Sì, Saus potrebbe rappresentare la sorpresa in questa competizione. Il suo compagno di squadra Bayliss vorrà aiutarlo o vorrà la vittoria soltanto per sé? Chi lo sa, lui sta correndo in casa e perciò questa folla impazzirebbe se Ruben Saus vincesse questa gara finale. Bisogna anche tenere bene d'occhio Rafael Sorvino, che sta cercando di aiutare Gundelach a vincere il campionato. E Gundelach sta facendo quello che deve fare, tenendosi lontano dagli altri. Hodgson sta correndo bene, come anche le due Suzuki in mezzo al gruppo. Sappiamo bene che la scelta dei pneumatici è importantissima in queste corse a velocità massima. Staremo a vedere. Ecco Sorvino all'interno e poi passa sulla sinistra. Sta cercando di superare all'interno. Sembra quasi volare, ne ha quasi superati due. Sta arrivando in soccorso di Gundelach, se ci riuscirà. Il numero 55 Gundelach riesce a passare. Ecco Bastro. Ecco che arriva Sorvino. Sta andando al massimo e potrebbe esserci un risultato davvero entusiasmante per l'Aprilia alla fine di questa gara. Siamo a metà del giro, ecco Rafael Sorvino. Sembra inarrestabile. Eccolo là con il numero 3, magnifico su una splendida Aprilia. Sfiora quasi l'asfalto piegandosi. Sembra che voli su quelle curve. Sta riducendo enormemente lo svantaggio. Sì, e in testa c'è ancora il numero 55. Adesso le Aprilia sono al primo e al secondo posto. Sorvino è venuto in aiuto del suo compagno di squadra. Gundelach è in testa, Sorvino è al secondo posto. E adesso quei due cominciano ad allontanarsi dal resto del gruppo. Non sono sicuro se voglio aiutarlo, perché vedo che lo sta stringendo da vicino. Guarda, guardala, la moto slitta, lo sta spingendo al massimo. Questa è una delle sue famose manovre. Vedremo che cosa succederà adesso. Ci saranno degli ordini da parte del team? La corsa sta prendendo una piega interessante. Sorvino ha forse intenzione di passare a condurre la corsa e strappare la vittoria a Gundelach, suo compagno di squadra. È proprio un caso di déjà vu. È successo esattamente lo stesso qui a Valencia nella prima prova del campionato. In quell'occasione Sorvino ha ignorato le direttive del team, è andato avanti e ha finito vittorioso la corsa. Farà lo stesso anche oggi? Beh, sembra proprio che sia così. Ha abbassato la testa e sta facendo il suo giro più veloce. Si spinge in avanti, ma Gundelach non ha nessunissima intenzione di mollare. Gundelach sta tentando il tutto per tutto. Sta veramente spingendo al massimo la moto. Si può vedere che slitta e sta facendo di tutto per non perdere il controllo, per non cadere e andare avanti restando sempre in testa. Sì, devo alzare il cartello e dire a Rafael di rallentare. Raff è come me, fa sempre di testa sua. La squadra o deciderà di fare di testa sua come l'altra volta. Tu cosa ne pensi? Con Sorvino fino all'ultimo non si può mai dire. Mi stupisce vedere che Lucas Tillman non faccia alzare il cartello. Dovrebbero far rallentare Sorvino, altrimenti regaleranno il titolo alla Ducati. La cosa strana è il suo atteggiamento, e forse tu lo conosci meglio di me. È concentratissimo, non sembra che abbia per niente l'intenzione di tirarsi indietro. Non l'ho mai visto correre meglio. Davvero, sta facendo centro sotto ogni aspetto. Sta governando la moto in maniera eccezionale, le fa fare quello che vuole. Sul serio, Gundelach non potrebbe fare niente di meglio, anche se si sta impegnando al massimo.
Sì, Sorvino si è riservato il meglio per la finale, ma potrebbe essere la cosa peggiore per la Prilia, perché così regalerà il campionato alla Ducati. Forse a Sorvino può non interessare, forse ha ricevuto delle offerte da un'altra casa, e francamente io lo licenzierei se non rallentasse. Davvero non riesco a credere a quello che vedo oggi. Siamo alle battute finali di questo ultimo giro, ecco Mickey Gundarak che tenta di fare tutto quello che può per cercare di riprendere il suo compagno di squadra, il giovane inglese Sorvino, che ora è in testa, a maggior gloria del suo ego. Mancano soltanto un paio di curve e potrà cogliere la sua seconda vittoria a Valencia, rovinando il campionato a Mickey. Beh, aspetta un attimo, sta rallentando, ha qualche problema con la moto? No, sta facendo segno al suo compagno di passare, accidente, è incredibile! Non abbiamo visto Cartelli alzarsi, mi sembra che l'abbia fatto di sua iniziativa. Sono convinto anch'io che l'abbia fatta apposta, faceva parte del suo piano rallentare lontano dai box. Nessuno quindi può equivocare, gli ha fatto strada di sua propria volontà. E questo significa che il campionato andrà a Gundarak. Davvero un lieto fine per l'Aprilia, è un grande gesto di Sorvino. Ecco gli splendidi giorni dell'Aprilia qui al campionato mondiale a Valencia. Immagino che rivedremo Sorvino anche l'anno prossimo con l'Aprilia, perché ha sacrificato la sua vittoria personale per il titolo del campionato. E Gundarak chissà che cosa starà pensando adesso. Beh, dopo quello che è successo l'ultima volta avrà temuto il peggio. Invece il nuovo arrivato si è comportato bene, alla fine l'Aprilia ha vinto il titolo mondiale. Ottimo lavoro, Mickey. Grazie. Siamo campioni. Abbiamo lavorato bene. Ottimo lavoro, ragazzi. Sai dove è Ruben? Sì, è qui fuori. Tutto ok? Sì. Vai. Allora, vi ho tenuti col fiato sospeso, vero? Grande. Sì, torno subito. Come run for TMI.
are turning backwards in my head. Is there something I should know? I guess it's hard to stay awake when you're in.